Torna l'Europa League. In questo video l'approfondimento su Inter Getafe, Roma Siviglia, ottavi di finale, gare secche, più tutti i pronostici di tutte le partite di Europa League. Queste 8 partite tra mercoledì e giovedì. E partiamo subito dalle partite di mercoledì e soprattutto da Inter Getafe, che il maestro ci illustra. Allora, Inter Getafe è una partita che sicuramente, giocata prima del lockdown, sarebbe stata una partita. È vero. E adesso sembra avere meno insidie, meno trappole. Perché? Perché il Getafe comunque è una squadra che è rimasta fuori dall'Europa League. È crollata nella seconda parte. È crollata parte. Perché comunque stava andando molto bene. Ultime 11 partite. Una vittoria, una vittoria, 4 sconfitte e 6 pareggi, cioè ha vinto solo una volta. Poco, è una squadra che forse si è smarrita con questo, comunque non è mai facile riprendersi dopo. Era comunque una sorpresa. Era una sorpresa, quindi evidentemente comunque l'obiettivo era quello di salvarsi, l'avevano raggiunto, probabilmente non avevano... Un po' come il Cagliari. Esatto, quindi non è facile che possano ritornare a essere brillanti come lo erano all'inizio del campionato. Questa partita giocherà Gelsenkirchen, stadio dello Schalke 04, che sicuramente l'Inter non evoca bei ricordi. No, direi proprio di no. Ci fu nel 2011 l'eliminazione... quella storica a Milano, poi furono eliminati 2-1, sì. Persero 2-1, comunque non hanno mai vinto, ecco, in sintesi, vanno, giocano in un campo l'Inter che in 3 partite, 2 sconfitte e un pareggio. Quindi adesso è tutta un'altra persona. Storicamente, e sempre storicamente, ecco perché siamo anche ottimisti per quanto riguarda l'Inter, c'è una statistica comunque interessante. Comunque l'Inter non supera una spagnola dal famoso triplete quando eliminò il Barcellona nel 2010. Quindi comunque sono ben 10 anni che l'Inter non riesce a eliminare una spagnola. Affronta il Getafe che sicuramente a livello di esperienza internazionale non si può dire a livello di giocatore sta, l'unico giocatore, il miglior marcatore è Mata, che non è quel Mata famoso del Manchester United, che sta al Manchester United. L'Inter un po' di polemiche nelle ultime tra allenatore e società, finita secondo posto, finita bene, sembra stare in salute, comunque fondamentalmente si sembra che nelle ultime ore si sia di nuovo ricompattato l'ambiente. Vediamo l'Inter favorita e vincente. E consigliamo quindi l'1 dell'Inter a 1,66, che comunque non è una quota bassa. Certo, è sempre una partita secca, quindi per questo le quote sono sempre leggermente più alte rispetto a magari una partita di campionato. Mentre giovedì c'è Siviglia-Roma, la tua Roma, altra gara secca come l'Inter. Partitaccia per la Roma, perché affronta una squadra che non perde dal 9 febbraio, sì. Il Celta Vigo, dopo aver inanellato tutte vittorie e pareggi, ha chiuso al 4° posto, quindi si è qualificata in Champions League, ha fatto gli stessi punti dell'Atletico Madrid. Squadra molto solida, non subisce pochissimi gol. È arrivata qua a pari merito con l'Atletico Madrid. Sì, ha fatto gli stessi punti, esatto. 70 che, punti. Insomma, questo è l'emblema del livello, insomma, di che ha raggiunto quest'anno. Ha fatto un ottimo campionato, dicevamo, subisce poco, ma allo stesso modo non fa tantissimi gol. È una squadra molto solida. Ocampos, vecchia conoscenza del calcio italiano tra Genoa e Milan, dove non aveva brillato, sembra aver trovato il suo habitat, è il loro miglior marcatore. Poi tra gli altri conosciamo Jesus Navas, conosciamo Luc de Jong, ex PSV, che quest'anno non ha confermato le attese, Munir, ex Barcellona, e Fernando c'è anche, l'ex giocatore della Samp. Ah sì? Tra l'altro, sì. C'è Fernando. Pensa, l'avevo lasciato in Russia, non stava allo Sparta in Mosca. È tornato. Franco Vasquez, sì. Insomma, più tanti giocatori, soprattutto in difesa, tranne Reguillon, poco conosciuti, molto giovani. Quindi diciamo è un nuovo corso di questo Cessuso, che conosciamo ampiamente. Non aveva chiuso bene a Milan, anche a Siviglia non ha fatto molto bene. La Roma ci arriva fisicamente bene, ci arriva con uno Zaniolo in più, per fortuna, comunque che sembra fisicamente stare bene. Ci arriva però purtroppo senza Smalling, non è stato possibile acquistarlo. Però c'è Bagnez, che comunque... C'è Bagnez al suo posto, che quando ha giocato in queste partite ha fatto bene, ha dimostrato ottima personalità, ottimo tempismo, buona tecnica, da valutare ovviamente in contesti più competitivi, chiaramente. Però buone sensazioni su di lui,
Mancherà Veretout squalificato, quindi centrocampo Cristante, Diawara, gli altri due centrocampisti, Bruno Perez e Spinazzola sulle fasce, le frecce. E Zaniolo e Mkhitaryan dietro Dzeko. La formazione sembra fatta, con Mancini, Bagnez e Kolarov dietro. Da valutare Fazio, ma non credo, insomma, era veramente poco presentabile ultimamente. Siviglia leggermente favorito dai bookmaker, anche secondo me. Secondo te un po' più favorito? Sì, un po' più favorito. Secondo me una squadra che fa gli stessi punti a Atletico Madrid, senza andare nello specifico dei giocatori, con una squadra comunque compatta, che come hai detto te subisce poco, è una squadra che ha esperienza internazionale, ha una competizione che storicamente... No, anche se i giocatori che giocano adesso non penso abbiano tutta questa esperienza, forse è un po' un vecchio corso quello, perché tra Suso, Munir... Quindi pensi che la Roma abbia più esperienza con Bruno Perez, Spinazzola, no. Zaniolo... Beh, magari... Zaniolo ha già dimostrato di giocare a livello internazionale, sarà la prima competizione europea che fa, il primo anno. Beh, no, ha fatto una doppietta al Porto, ha già effettuato l'anno scorso, in Champions League. L'anno scorso già ha giocato, ha fatto anche una doppietta. Dzeko, non si può dire che abbia un bagaglio di esperienza, ha iniziato ieri a giocare. Però ci ha giocato l'anno scorso anche con buoni livelli. Dzeko lo conosciamo, insomma, in ambito europeo ha fatto tantissimi anni, Kolarov ha fatto tantissimi anni. Tutti i giocatori che hanno riempito le proprie baguette, insomma, esperienza, parlavamo di esperienza, okay. Assolutamente no, quello no. Però insomma, Mkhitaryan comunque ha fatto tantissime squadre, anche segnato in finale di Europa League, se non sbaglio, con Manchester contro, vediamo se sta attento, la finale. Con l'Ajax, sì, 2-0. Sei presente? Sì, 2-0 con l'Ajax. Forse c'è anche Smalling. Sì. Forse sì. No, sicuramente. Che però non c'è oggi. No. Non ci sarà con il Sarri. C'è Kolarov, c'è Paul Lopez in porta, anche se non sicurissimo ultimamente. Io vedo una partita con pochi gol, e infatti consigliamo l'under a 1,80. Comunque sfida secca, due squadre ultimamente abbastanza solide. Io la vedo con pochi gol, a 1,80 penso sia una buona cosa. Mi fido di te, io comunque l'ho detto da ignorante, perché comunque ultimamente c'è da dire che sicuramente sei più in forma dei nei pronostici che io da ignorante dico soltanto che secondo me il Siviglia passa. Può passare, è favorito. Facilmente secondo me no, però è favorito del bookmaker anche secondo me. Andiamo invece sui pronostici delle altre partite. Allora, Copenaghen Basaksehir, all'andata i turchi hanno vinto 1-0, campioni di Turchia, vediamo che vanno lì e non perdono. X2 a 1,44, secondo noi è una buona quota. Shakhtar Wolfsburg, all'andata 2-1 per gli ucraini in Germania, ora c'è il ritorno, vediamo una partita molto aperta con tanti gol. Gol più over a 1,95, quasi a 2, ottima quota. E dell'Inter ne abbiamo parlato. Manchester-Linz, c'è poco da dire, 5-0 all'andata. Non è una partita, quindi potrebbe essere anche... può essere anche 0-3 per il Linz, può succedere di tutto. Non la consigliamo. Giovedì Leverkusen-Rangers, all'andata 3-1 per i tedeschi, vediamo anche qui tanti gol più over a 1,90. Siviglia-Roma l'abbiamo detto. Basilea-Francoforte, all'andata 3-0 per gli svizzeri, a sorpresa. Potrebbe esserci un altro 2. Potrebbe esserci il 2 del Francoforte a 2,40. Una quota in calo perché era 2,55 proprio poco fa, quindi possono andare le vincite. Wolverhampton-Olympiacos, all'andata 1 pari, Wolverhampton è più forte dell'Olympiacos, gioca in un campionato più competitivo, insomma ha dimostrato già di poterci stare. Consigliamo la vittoria a 1,72 del Wolverhampton, secondo noi è una buona quota. Questi sono i nostri pronostici, i nostri approfondimenti per le italiane e tutte le altre in Europa League. Buona fortuna sia all'Inter con il Getafe, sia alla Roma con il Siviglia. Noi ci sentiamo ovviamente per il video post Roma-Siviglia, speriamo in un video positivo, speriamo. E ovviamente per gli altri pronostici sulla Champions League, Juve, Atalanta e Napoli in particolare. Ciao a tutti, amici. Ciao.